son la reputazione, il sistema reputazionale autobilanciante, quando inizi a avere comunque tante recensioni, ok, non ha più senso neanche andare a rispondere, perché le persone autorispondono o gli altri che già ci sono stati rispondono. Non ha senso. Quando noi lavoriamo tanto con le recensioni, che poi non sono recensioni, ricordatevi che sono diari di bordo, che sono sempre aperti. Okay, questo è il vantaggio delle recensioni, che in realtà non dovrebbero essere chiamate recensioni, è quando una cosa è finita, ma in realtà non si finisce mai, perché dobbiamo dare poi l'assistenza, il supporto dopo le cure, dobbiamo garantire. Quindi noi facciamo sempre aprire ai pazienti il loro diario di bordo. Ok, 786 qua, non tutti la aprono. Ma se noi abbiamo 4.9 su 786, ce ne vuole, ti devi fare un mazzo per mantenere questo livello qua. Se io vado a vedere magari altre cliniche, ditemene una. Boh, Martinko, questa se ne parla è croata, questa Martinko. Vediamo review. 4. Ok. Quando iniziano a essere molte le recensioni, si avvicina molto di più la media alla media reale, perché fa una media ponderata praticamente. Ora hanno cambiato anche il sistema di recensione, l'hanno reso più preciso. O ti piace o non ti piace, non ci sono più le stellette, perché iniziano a essere molte le recensioni e quindi non serve neanche dare la stelletta, o sì o no. Alla fine è quello che ti dice un amico, ma ok, me lo consiglio o non me lo consigli? Ma quanto me lo consigli? Non ha senso quanto me lo consigli, o sei promosso o sei bocciato. Non c'è. Un'altra clinica, che ne so, turismo dentale Albania, vediamo se trova qualcosa. Queste 5, è un'ottima clinica questa. 135. Ok, bilanciate sempre il voto rispetto a quella che è la recensione, la quantità di lavoro e soprattutto a quello che rendono pubblico. Questi che impianti sono? Avvitati o incollati? Incollati. Ok. Poi c'è anche da parlare del fatto che non il paziente, anche che lascia la recensione, non ha neanche gli elementi per valutare il lavoro che è stato fatto. Perché andiamo in un campo iperspecialistico. E allora può succedere che le persone iniziano a comparare prezzo per prezzo, perché non hanno voglia di studiare e andare lì a capire veramente quello che devono fare, come va fatto. E allora lì subentra il sistema di pilota automatico che ha l'uomo, che se dovesse stare lì a valutare in maniera precisa tutte le cose che deve fare per prendere una scelta, le donne lo fanno, l'uomo meno, tende più a, ok, facciamo quello, me lo sento. La donna va a vedersi tutte le cose perché è supportata, 3 miliardi di neuroni in più, è supportata. L'uomo invece da quel punto di vista è più semplice, tende un pochino più ad andare in maniera semplice, ecco, nelle scelte. Allora quello che può succedere è che le persone per pigrizia mettono il pilota automatico. E allora, vabbè, mi voglio fidare, fallo tu. Ok, il classico mi voglio fidare, facciamolo, mi sento che va bene, mi sento che... E allora per questo si tornano a basare solamente prezzo per prezzo. Oppure prendono dei parametri che non sono così determinanti, per esempio la distanza. Mi curo da, che ne so, mio cugino che sta sotto casa, e perché mio cugino me lo farà meglio? Chi è che non c'aveva di voi il dentista amico? Ho un amico dentista, non mi è andato. In genere gli amici, i clienti, i pazienti, un dentista sono prima di tutto gli amici. No, no, no.